Stiamo cercando sempre di mettere un pizzico più di intensità, credo che i progressi ci siano, sinceramente sono molto contento dell'impatto, delle tutte le reazioni alle varie difficoltà che ci sono state durante la partita, molto meno del finale, quando comunque dal 27esimo al 28esimo eravamo già avanti di 20 punti, quindi la partita era molto molto indirizzata, non abbiamo dato mai il colpo vero del KO, quindi quello è ancora un passo che ci manca. Dobbiamo progredire in questa idea di mettere massima intensità in ogni azione che facciamo, in ogni momento, in ogni difesa, in ogni aiuto, in ogni rimbalzo, in ogni palla recuperata, cioè mettere il massimo. Qualcuno è molto, come dire, molto in striscia, molto allineato con questa idea, qualcuno sta facendo più fatica, i cali di concentrazione per qualcuno fanno parte del suo DNA, ma dico qualcuno nel senso che è normale che sia così, e vogliamo però andare avanti, vogliamo arrivare ai playoff, quando si giocherà con un'intensità sicuramente altissima, vogliamo arrivare pronti. Però mi sembra che come atteggiamento di squadra nel complesso, come voglia di aiutarsi, ci sia stato per 27 minuti è come dici tu. Dopo, secondo me, a partire dall'atteggiamento sulla palla, ai rientri difensivi che poi sono collegate le cose, al fatto è vero che loro poi hanno fatto quella serie di tiri da tre punti andati tutti dentro, che chiaramente quello mentre prima magari non entravano così, però secondo me li dobbiamo fare meglio, però sono d'accordo con quello che dici, soprattutto la squadra sta andando in quella direzione, d'altra parte si stiamo allenando abbastanza al completo, sicuramente abbiamo bisogno di crescere con qualche giocatore, però qualche altro sta capendo tutto quello che serve, e non parlo di performance, perché per esempio sono contentissimo, faccio un nome perché oggi parlare di Amoroso è facile, no? Lui adesso è un mese e mezzo che non sbaglia più niente ed è perfetto da un punto di vista di atteggiamento, di contributo alla squadra, cioè proprio è come sarà, sono sicuro, da qui alla fine. Ma per esempio a me è piaciuto tantissimo Evangelisti, che non gli entravano i tiri suoi, tiri facili per lui, però in difesa si è sbattuto, era pronto, aiutava. Quindi ci sono, diciamo, in certe situazioni stiamo progredendo, in certe altre abbiamo ancora bisogno di lavorare tanto. Cuba deve giocare con serenità, decisione, sfacciataggine, senza paura, con grande paura non è forse neanche la parola giusta, però con grande determinazione ogni momento. Quando lo fa, il minutaggio non è un problema, non è un fattore, il rendimento oggi è stato, non vorrei che il suo rendimento fosse legato al fatto che butta dentro tre tiri da tre punti, che chiaramente sono importantissimi, cioè nel primo tempo, il primo quarto hanno girato l'inerzia, lui questo lo può fare anche con continuità, ma non voglio che la sua partita sia in mano a questo, voglio che sia in mano a tutto il resto, alla stoppata che ha dato, all'aiuto difensivo che ha fatto, alla presenza al rimbalzo, al cuore che mette in tutto quello che fa, e allora dopo siamo tutti sulla stessa strada. Però lui sta lavorando, questa settimana il suo minutaggio è stato anche condizionato dal fatto che questa settimana si è allenato pochissimo per questo problema fisico che ha avuto, però lui sta progredendo e sinceramente aveva fatto meglio a Casale, ha fatto meglio oggi, insomma speriamo di andare in questa direzione. Ma quello che di Sbauers che vogliamo avere in più è che non fermi la palla, che non rallenti i ritmi come ogni tanto fa, che usi sempre queste accelerazioni micidiali, questi, anche senza palla magari, non solo con la palla, perché se fa questo diventa veramente un fattore. Però insomma sicuramente ha fatto una partita solida, una partita che ha aiutato molto la squadra. Sono gli unici che hanno dichiarato all'inizio che non avevano altro risultato che vincere il campionato, quindi è una squadra che è stata fatta, come ha detto il suo presidente all'inizio della stagione, non abbiamo limiti di budget, hanno preso giocatori chiaramente di livello altissimo tipo Collins, Young, ma Fantoni, Top, cioè giocatori che hanno vinto più volte questo campionato, Legione delle Stelle, e come spesso succede chi parte
Così può avere qualche problema, ma non vuol dire che poi dopo non sia una squadra forte, non sia una squadra che nei playoff può fare tutto. È uno dei nostri possibili avversari dei playoff, non credo probabilissimo, però possibile avversario nei playoff. È una squadra pericolosissima che può vincere il campionato assolutamente, non le manca niente. Quanto margine ti dai per far crescere ancora questa squadra? Guarda, penso che il mio atteggiamento è quello di cercare di andare a testa bassa, cioè non fare tanti calcoli. Secondo me siamo ancora lontani dal top. È chiaro che qualche giocatore l'avevamo, cioè lo aspettiamo per i livelli per cui lo avevamo preso, e faremo di tutto per portarlo, e lui farà di tutto per arrivarci per i playoff. Però quello che conta è la squadra, dopo i singoli troveranno modo di esprimersi. Credo che stiamo già da parecchio, diciamo sicuramente da dopo la Coppa Italia, ma anche prima con difficoltà diverse, non avevamo ancora preso coscienza di tante cose di cui abbiamo già parlato, principalmente la pericolosità dei nostri esterni, che dovesse essere una priorità assoluta, l'abbiamo capito forse con la partita di Coppa Italia, anche se anche prima l'avevamo già detto ripetutamente, ma non con questa decisione. Stiamo lavorando con grande coesione, i margini non li so, i margini li vedremo, li scopriremo. Però vedo, cosa ha fatto oggi Biel? Ha vinto? Ha vinto di due, ecco, è la nona vittoria consecutiva, e ne aveva perse 5 in fila ed è stata tranquillissima, serena, nessun problema, e da questo sono nate 9 vittorie consecutive. Noi siamo stati un po' più vivaci, però speriamo di uscire ugualmente con la compattezza che ci porta poi a vincere partite e diventare squadra il più possibile. Cioè, sono diciamo questo campionato, ma tutti i campionati, la differenza la fa da come esci nei momenti difficili, no? Allora noi adesso 2 vittorie, possiamo pensare che forse nel momento difficile siamo abbastanza avviati a esserne usciti, e adesso dobbiamo mostrare la nostra solidità, mostrare quanto riusciamo a dare continuità, quanto c'è realmente di sostanza nel lavoro che stiamo facendo. Io sono molto fiducia perché vedo la squadra che ci crede, quindi chiaramente questa cosa mi dà fiducia.